Oggi vi volevo parlare di salute dei capelli al naturale. Molte di voi seguono questo canale perché sono piaciuti i video sulle NE e sulle maschere a base di Amla N neutro. Come sapete, da qualche anno a questa parte io non uso più quegli ingredienti, non perché non siano benefici per i capelli, ma perché purtroppo posso dedicare meno tempo alla cura dei miei capelli al naturale. Questo perché gestendo bambino, casa e lavoro ed essendo l'enne un impacco che dura molte ore e che macchia, per cui io ho letto varie volte su alcuni siti che si può usare di notte. Però insomma, a parte non terrei un impacco di erbe umide tutta la notte, perché l'umidità in testa così per tutta la notte non mi sembra favorisca il sonno, il corretto riposo. Per cui ho cercato altre strategie di cura dei capelli al naturale. Se anche voi avete poco tempo e quindi siete interessati, questo video penso possa darvi delle informazioni utili. In agosto scorso, e quindi nell'agosto 2016, io ho fatto un ordine presso un sito che si chiama SB Personal Care, che vende un brand di cura dei capelli, di prodotti di cura dei capelli con ingredienti biologici e biodinamici, che è una linea che mi è piaciuta molto. Ci ho messo un anno per recensirla perché i prezzi di questa linea sono dei prezzi tipici di prodotti che voi trovate da comprare dal parrucchiere, quindi una linea di prodotti professionale che quindi ha una fascia di prezzo medio-alta, per non dire per certi pezzi anche della linea, una linea di prezzo decisamente alta. E quindi prima di far vedere prodotti di questa cifra di prezzo, ancora di più se il prezzo è alto, medito sulla recensione da fare. Comunque, ad agosto scorso ho piazzato un ordine su questo sito, i prodotti sono arrivati. All'inizio, come per tutti i prodotti, bisogna un attimo capirli, soprattutto capire la manualità e la gestualità per stenderli al meglio, quindi per farli rendere al meglio. Adesso è passato quasi un anno e su 5 di questi prodotti ne ho finiti 2, ma gli altri 3 ancora ne ho una consistente quantità. Quindi ho speso un po' di soldi, ma mi stanno durando più di un anno e quindi quasi un anno e mi dureranno oltre perché non credo di finirli in estate. O forse li finirò in estate, non lo so. Comunque, i prodotti sono questi, ne prendo uno subito. Sono i prodotti di Oway e questo è il Moisturizing Hair Bath, e quindi è uno shampoo con un comodissimo nonché professionale dosatore a pompetta, e gli ingredienti per questo shampoo sono nocciolo biodinamico, miele biologico, murumuru. E poi ci sono anche degli altri ingredienti, non è 100% naturale perché c'è un olio non olio di derivazione sintetica in questi prodotti, però sono di un'efficacia veramente spettacolare. Dopo questo shampoo quasi non serve il balsamo perché è veramente molto idratante. Come tutti i prodotti professionali, ma comunque come tutti gli shampoo, anche quelli che trovate al supermercato, va diluito, quindi voi ne mettete un po' non sulla mano, ma in un'altra boccetta vuota, lo mescolate con un po' d'acqua e poi lo massaggiate sui capelli, sulla radice, lo lasciate agire qualche minuto, dopodiché sciacquate il tutto. Questo shampoo mi è piaciuto molto, l'ho alternato ad altri shampoo per farmelo durare un po' di più. È stato veramente positivo e valido per l'idratazione dei miei capelli. I capelli sono stati più morbidi, più gestibili, più setosi, e quindi se avessi budget per questo tipo di shampoo da usare ogni volta per il mio lavaggio capelli, lo userei. In realtà lo alterno a dei prodotti, soprattutto la Vera, che mi piacciono molto, anche se la Vera degli shampoo La Vera mi piaceva più la prima formulazione, quella di 7-8 anni fa, quando i prodotti EcoBio non erano ancora arrivati al boom di vendite in cui sono oggi, e La Vera aveva ancora una formulazione di shampoo, secondo me, perfetta, mentre quella che adesso
è passabile, ma non è così efficace come la prima. Vabbè. Poi questa è la crema e quindi il balsamo, vedete che è finito, sempre di Oway. Era il balsamo Color Protection Hair Mask, quindi una maschera sempre con ingredienti biologici e naturali. Poi vi lascio il link al loro sito sotto, cioè al sito che li vende online. Poi li potete anche trovare da taluni parrucchieri che tengono questo tipo di prodotti. Questa hair mask, vedete qua questo buco? Non so se si vede bene, mi è arrivata già dall'agosto scorso, bucata. Io ho contattato il servizio clienti della SB Personal Care e, per farmela sostituire, perché io avevo pagato per un prodotto intero e perfettamente conservato, e mi è arrivato un prodotto rotto e quindi non perfettamente conservato. Oltretutto in agosto, quando il caldo è tanto, e quindi non me l'hanno voluto sostituire. Non me l'hanno voluto sostituire, mi hanno detto che mi avrebbero fatto uno sconto sull'ordine successivo. Peccato che non sapevano che io non è che sono di quelle che fa un ordine ogni 2 settimane, tant'è che è passato un anno, non ho ancora fatto il secondo ordine. Comunque, quando lo farò, se lo farò, proverò a fare presente quello che mi ha detto il signor Alessandro del servizio clienti e vedere se effettivamente rispettano la parola e mi mandano, mi trattano bene, mi hanno detto genericamente, mi mandano un omaggio. Io quando faccio acquisti presso una ditta nuova, un sito nuovo, non dico mai che sono una blogger, perché molte volte se tu dici, anzi la maggior parte delle volte, se tu dici di essere una blogger, che cosa succede? Ti mandano degli omaggi e per questi 4 omaggi che ti mandano ti vogliono dire che cosa tu dovresti dire. Io invece giustamente faccio la blogger e quindi vado in incognito e voglio verificare il servizio clienti. Com'è per le persone normali che non, insomma, non fanno recensioni, eccetera, eccetera. Per cui sappiate che questa mi è arrivata rotta e mi hanno detto sostanzialmente fatti suoi se l'è arrivato rotto. Loro mi hanno detto per noi la colpa è delle poste e quindi tu non ti puoi, il cliente non si può rivalere sulle poste, loro non ti mandano un prodotto sostitutivo, quindi tu lo paghi a prezzo intero e ti arriva rotto. Quindi il succo è quello lì. E se vuoi riparare alla cosa devi piazzare un altro ordine. Per cui questo lo volevo dire molto apertamente perché secondo me se li trovate da un parrucchiere meglio, detta sinceramente. Tanto non è che ci sono, non sono scontati online, per cui oppure fate un ordine di gruppo per cui provate uno o due pezzi per fare le spese di spedizione gratuite, allora quello secondo me può avere molto senso. Comunque questa maschera fantastica, come l'ho usata, dopo lo shampoo, dopo aver perfettamente risciacquato lo shampoo, ne ho messo proprio una noce, la grandezza di una noce nel palmo di una mano, e ho massaggiato i capelli. Secondo la mia parrucchiera si massaggiano anche in su, anche in questo senso, così la maschera penetra nelle scaglie aperte del capello. L'ho lasciata in posa un 10 minuti, poi l'ho risciacquata e ho tirato sui capelli, ho messo subito una compressa di asciugamano caldo, di calorifero, e li ho lasciati un po' asciugare, tamponare, in modo che la crema si assorbisse ulteriormente dopo il risciacquo. Ovviamente l'ho risciacquata la crema dopo il risciacquo, in modo che l'asciugamano caldo comunque la faccia penetrare bene nel capello. Fantastica anche questa maschera, molto costosa, per cui non è una cosa che posso usare e riusare tutte le settimane, però veramente vale la pena. Se avete budget per i vostri capelli, se avete magari capelli molto lunghi o se avete anche i capelli trattati, quando io facevo l'henné, usavo shampoo interamente naturali e maschere di Amla e di Henné Neutro, non avevo assolutamente bisogno di altro. Però il colore che mi davano queste erbe, con il sopraggiungere di più bianchi, non mi piaceva perché io non sono mai stata rossa di capelli e di fatto l'erba tintoria, con il potere tintorio più elevato è l'henné, per cui per coprire i bianchi e bisogna stare bene col colore rosso, non solo rosso ma anche arancione, perché poi l'henné sui capelli bianchi fa questo effetto un po' arancione. Quindi se voi siete persone con gli occhi azzurri, tantissime lentiggini, la pelle lunare, proprio rosse, di natura, secondo me è fantastico. Molte altre persone che non sono rosse dalla nascita, secondo me col rosso, proprio X, no.
Cioè, no, il rosso non sta bene a tutti e anzi fa un effetto invecchiamento pazzesco, secondo me, sulle persone a cui non sta bene, che non sono rosse, lentiginose o anche non lentiginose, ma con quella pelle lunare tipica proprio della rossa. E quindi per questo ho deciso di fare le mesh che sono una decolorazione del capello che sicuramente non lo rende bello come le nee, anzi lo rovina, lo rende più sottile, più poroso, quindi più bisognoso di cure. Nello stesso tempo però ha un colore che si avvicina di più al colore naturale che avevo e quindi che mi sta meglio. E poi essendo che con le mesh si prendono solo delle ciocche di capello, non è come una tinta che ha contatto col cuoio capelluto e che quindi viene assorbita dalla cute e poi va a finire nel circolo sanguigno. Con le mesh questo non succede perché la tinta non è a contatto con la cute, quindi con la radice del capello. Per cui è sicuramente un trattamento non naturale perché è una decolorazione del capello, ma nello stesso tempo non si assorbono ingredienti pericolosi o chimico-sintetici attraverso la cute. Poi altri tre prodotti di Oway che mi sono piaciuti veramente tantissimo e che sono quelli che vi consiglio di più se non conoscete questo brand, più ancora dello shampoo e della maschera, sono questi. Allora, questo veramente spettacolare, Glam Shine Cloud. Si agita la boccetta, si fanno due spruzzi, uno spruzzo sulle mani ed è un lucidante per capelli che nello stesso tempo li nutre con ingredienti veramente fantastici, con marubio, quinoa nera, amla e marula, olio di marula. È fantastico questo prodotto, li lucida tantissimo, li rende morbidi ma non unti, non pesanti. Non da lavare poi presto perché molte volte ci sono dei prodotti che li lucidano, ma poi il giorno dopo, 2 giorni dopo, i capelli sembrano sporchissimi da lavare. Con questi prodotti di Oway non succede. Questo Glam Shine Cloud è fantastico. Non so se esiste una confezione perché questa è da 50 ml, no, scusate, 100 ml. Ecco, questa se ci fosse stata da 200 ml quando ho fatto l'ordine l'avrei presa perché è veramente fantastico questo prodotto. Altro prodotto fantastico, se siete esperte di styling, no, co non come me che sono una capra nello styling, non lo faccio quasi mai lo styling dei capelli, è questo qua, Sculpting Mist. Questa è una lacca liquida con ingredienti fantastici: marrubio, quinoa nera, amla, olio di marula. È una formulazione stranissima perché sembra una cosa liquida, non è gassosa. Poi però tiene il capello, non lo irrigidisce, però lo tiene in piega. L'ho provata anche visto gli ingredienti veramente fantastici sui capelli di mio figlio per fargli un po' il ciuffetto, sapete, su. E hanno tenuto mio figlio i capelli sottili perché è un bambino, quindi non so su un capello veramente spesso folto e forte come si comporta questa lacca, però mi è stata consigliata dalla mia parrucchiera che dice che la usa con tutti e che è veramente fantastica. Poi la sera con due colpi di spazzola va via e lascia il capello anche questo lucido e nutrito. Quindi mi piace tantissimo. Questa invece era una confezione da 200 ml, per cui l'ho usata 1000 volte, ma non ne ho consumata ancora, cioè ne ho consumata veramente pochissima. Questo forse è il formato da parrucchieri e ho toppato clamorosamente. Doveva essere l'inverso, cioè il Glam Shine Cloud, perché hai i capelli lunghi da 200 ml, la lacca forse da 100, comunque. E poi Dulcis in fondo, questo è l'ultimo prodotto, si chiama Nurturing Drops, è un olio per le punte e anche quest'olio vi leggo gli ingredienti, ma è sempre marrubio, quinoa nera, amla, marula biologica, perché gli ingredienti di base sono questi, sono un siero sigillante del capello da mettere solo sulle punte. Appena lo si mette, è al contagocce questo qua, appena lo si mette i capelli sembrano unti, ma poi viene proprio assorbito dal capello, il capello si lucida, diventa morbido e
È un olio che aiuta appunto a chiudere le scaglie e far sì che il capello non si secchi formando ulteriori oppure formando nuove doppie punte, e anche questo ce l'ho da quasi un anno e ne ho consumato ma neanche metà. Costano molto, però ne basta veramente poco per avere un effetto e un'efficacia straordinaria, perché neanche metà sono, e questo lo uso ogni volta che mi lavo i capelli, da un anno. Quindi io spero di esservi stata utile con questa recensione. Fatemi sapere se li avete provati o se li proverete, perché la gamma e la linea è vasta, si amplia sempre di più, per cui è utile scambiarci informazioni. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!